Andiamo direttamente a lui, le novità su Musa, Gianluigi Longari di Sport Italia. Gianlu, ciao. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Gianluigi, hai novità su Musa? Riusciamo a farlo imbarcare prima che il Milan parta per la tournée negli Stati Uniti? Ma da quello che so, questa è la volontà di tutti, compreso Musa, per cui secondo me ci sono buone prospettive che il Milan ci riesca. Ad ogni modo non penso che sia un affare in discussione, insomma, a livello di tempistiche, cioè stiamo discutendo della tempistica in cui può arrivare, però diciamo che la trattativa è instradata in senso positivo, per cui io mi auguro per il Milan che riesca a portarla a termine a quelle tempistiche adeguate che sta richiedendo con forza Stefano Pioli. Del resto anche sul fronte Reinders alla fine è stato accontentato, no? Il tecnico del Milan aveva chiesto un'accelerazione in questo senso ed è stata portata a termine prontamente dalla società. Io direi che ci sono ottime prospettive che arrivi Musa e che arrivi in tempo utile per potersi aggregare alla tournée del Milan negli USA. Gianluigi, l'altro nome che arriva invece dalla Spagna non è quello di Chukwueze, che insomma è rimasto un po' sulla bocca di tutti per una ventina, trentina di giorni circa, ma quello di Danyuma. Stessa squadra, non lo stesso ruolo, ma quasi, comunque un esterno offensivo, per un prestito. Sì, esatto, per un prestito per il quale comunque si richiede un esborso economico rilevante, no? Perché la richiesta del Villarreal si attesta attorno ai 4 milioni di euro, per cui è comunque una spesa importante da sostenere per un giocatore sul quale poi non avresti la proprietà. Il Milan sta cercando di abbassare un po' questo tipo di richiesta da parte del Villarreal. I rapporti sono buoni perché comunque, come dicevi giustamente, c'è una trattativa in atto anche per un altro calciatore che sarebbe evidentemente alternativo a Danyuma, almeno allo stato attuale delle cose, poi tutto può variare. Io penso che il Milan cercherà di insistere a questo punto sulla possibilità di abbassare la fee del prestito ed avere quindi la possibilità di prendere il giocatore e metterlo a disposizione di Pioli quanto prima, penso con tempistiche un po' più dilatate rispetto a Musa, nonostante il giocatore non abbia preso parte all'ultimo amichevole del Villarreal, esattamente come Musa col Valencia. Gianluigi, mi sposto di qualche chilometro ancora più a ovest. C'è un giocatore del Porto che è Taremi, forse è lui l'indiziato principale per l'attacco. Ma da quello che so in questo momento rappresenta la prima scelta, anche se il Porto fa una valutazione importante di lui, intorno ai 20 milioni di euro circa, se non di più. Anche questo aspetto è comunque rilevante, perché il Milan, esattamente come le altre squadre italiane che si sono costruite autonomamente, no? Il budget da spendere quest'estate, sta cercando di abbassare il costo anche per quanto riguarda il milione di euro, i 2 milioni di euro, per magari riuscire poi a portare a casa un colpo a sorpresa in altri ruoli, mettendo insieme il risparmio che è riuscito ad accumulare dalle altre operazioni che ha concluso in entrata. Insomma, fa specie il fatto che un po' tutte le squadre italiane cerchino un attaccante con le medesime caratteristiche, quindi che faccia gol, fisicamente dotato e anche molto tecnico, no? Se noi pensiamo al fatto che il Milan inizialmente si era informato su Scamacca, poi su Morata, adesso sta cercando di portare a termine Taremi, è un po' l'identikit dell'attaccante che cercano anche le altre squadre italiane, per cui io penso che Taremi sarebbe un'ottima prospettiva per il Milan a livello di calciatore. A me piace. Magari a livello di mobilità perdi qualcosa rispetto alle altre alternative, però comunque dal punto di vista realizzativo è vero, in Portogallo, però comunque ha assicurato un rendimento importante. Poi il Milan è una squadra che fa gioco, se uno ha fiuto del gol, un centravanti con fiuto del gol viene valorizzato. Anche lo stesso Giroud magari non era rinomato per le sue abilità dal punto di vista finalizzativo e realizzativo, invece poi al Milan si è confermato una sicurezza da quel punto di vista, e penso che Taremi possa fare lo stesso tipo di percorso qualora dovesse riuscire a prenderlo. Ah, io invece ti chiedo, Gianluigi, se non dovesse andare in porto la trattativa per Taremi, c'è qualche alternativa? Si pensa già a qualche alternativa o sarà principalmente lui? Ma io penso che in questo momento il Milan stia cercando di fare lui, perché poi dopo, sai, gli alternativi sono fatti mille nomi anche per Reinders. Diciamo che noi per scelta abbiamo cercato di evitare di accodarci a tutti i nomi alternativi, perché comunque l'indicazione che ci arrivava era quella di cercare di spingere, che il Milan avrebbe cercato di spingere per accontentare la richiesta di Pioli su quel nome lì. Sicuramente ci sono delle alternative che sono in considerazione,
resta un po' tante le squadre stanno cercando, però da quello che so la preferenza nei confronti di Taremi in questo momento è piuttosto spiccata da parte del Milan, che si è informato su tanti altri nomi in questa fase, dal punto di vista anche dell'attacco, da ultimo Aubameyang, che però aveva dei costi insostenibili, infatti è andato a guadagnare di più altrove all'OM, e per cui io penso che sia in questo momento Taremi il nome sul quale il Milan sta cercando di spingere. Per l'esterno invece, Gianluca, mi sembra quasi che sia legato, non ti dico un'altra partenza, ma quasi, cioè se vuoi fare un esterno d'attacco destro di buona sostanza già, comunque con un costo importante, mi sembra che sia un po' legato al fatto che il Milan possa far uscire qualcun altro a una cifra importante. Sono d'accordo con te, anche io penso che nel caso di ricerca anche di un esterno a destra d'attacco, così come di un esterno a destra in difesa, sarebbe legato alla, se dovesse completare tutte le operazioni delle quali stiamo parlando, sarebbe legato all'uscita di un altro calciatore, che non ti so in questo momento individuare, anche se chiaramente non tanto perché non ce ne siano fuori dal progetto, perché sono abbastanza chiari ed evidenti, però il problema è che mancano delle proposte per questi calciatori che sono oggettivamente degli esuberi per il Milan, almeno allo stato attuale delle cose. Anche perché, insomma, notizie di pochi minuti fa, molti danno sia Rebic che Origi non in partenza, sicuramente dei due forse quella più indicata in questo momento a non partire è proprio Origi per la tournée, e rischiano di essere tagliati fuori dal progetto, cosa che a volte sul mercato è un po'... Rebic è totalmente progetto già dallo scorso anno, dall'ultimo mese e mezzo, quello che so io. L'ultimo mese e mezzo abbondante della scorsa stagione, Rebic già era tagliato fuori dal progetto per scelta del tecnico, ma anche per una situazione di, lo possiamo definire tra virgolette, rifiuto e rigetto da parte dello spogliatoio per gli atteggiamenti che lui aveva nel corso degli allenamenti, insomma, che non erano apprezzati, era completamente fuori dal progetto, tant'è che Pioli non ha più contato su di lui da un certo momento in poi, per cui non sono stupito da questo, dal fatto che sia fuori dal progetto anche quest'anno, perché comunque i rapporti sono ai minimi termini ed evidentemente in questi primi giorni non ha mostrato qualcosa di differente. Per quanto riguarda Origi, allo stesso modo ci sono delle possibilità in uscita, però nessuna particolarmente calda, almeno per ora, o almeno che io sappia. Allo stesso modo, giocatori potenzialmente in uscita ce ne sono altri, per esempio De Ketelaere è un giocatore potenzialmente in uscita per il Milan, però qualora si presentasse una proposta soddisfacente, in questo caso diventa più complicato, perché comunque la spesa di sostenuto è importante, da quello che so, e che hanno rilanciato dall'Olanda qualche giorno fa. Il PSV aveva preso informazioni per un prestito inizialmente, poi per un titolo definitivo dopo il primo contatto con il Milan, ma con una proposta di troppo inferiore alla richiesta, e per cui questa pista si è un po' raffreddata, anche se comunque il PSV è una delle squadre che pensano di poter restituire a De Ketelaere quel talento abbagliante che aveva convinto il Milan a puntare su di lui con così tanta forza la scorsa estate. L'ultimissima cosa che ti chiedo, Gianluigi, ti rubo gli ultimi 30 secondi sull'esterno basso di destra, cosa che forse in primavera non si pensava di andare a toccare nel prossimo mercato, invece qualche nome importante è anche uscito. Ma io ti dico, da quello che so io, la primissima scelta del Milan in quel ruolo sarebbe Fresneda. È il giocatore che più degli altri farebbe valere la pena di un investimento, soprattutto i rapporti con chi lo assiste da un po' di tempo, i Ramadani sono ottimi da parte di Moncada. La prima scelta è Fresneda, però è una prima scelta complicata da perseguire, perché le alternative per lui sono di primo livello anche in Spagna, no? C'è anche il Barcellona, da quello che so, che lo sta seguendo da vicino, e so che Deco ha avuto un contatto diretto con chi lo assiste in questo senso, per cui io penso che il Milan abbia però intenzione di fare un giocatore in quella zona di campo con questo tipo di profilo. Cosa intendo dire? Con un giocatore che magari non sia già nella fase migliore della sua carriera, ma che sia destinato ad incontrarla a breve, per cui un giocatore giovane di grande prospettiva che possa poi affermarsi come top player con la maglia rossonera. Gianluigi, grazie per essere stato qui con noi, buon pomeriggio, grazie, e alla prossima. Grazie a voi. Ciao, grazie mille Gianluigi. Ciao.